Ciao ragazzi, sono io il vostro amichevole Spider-Man di quartiere! No, scherzo, non sono l'amichevole Spider-Man di quartiere. Sono Alex Polidori e sono la voce italiana dell'amichevole Spider-Man di quartiere. Non sono io in carne ed ossa, ma sono la voce di Spider-Man nel Marvel Cinematic Universe, quindi Tom Holland. Questi sono... è un arsenale di alcuni personaggi, tra quelli che ho doppiato, quelli a cui sono più affezionato e sono un po' dei cimeli. Sono un doppiatore, sono anche un cantante. Finora qui su YouTube ho pubblicato solo video musicali, videoclip, andate a sentire le mie canzoni se vi va. Questa è la prima volta che faccio un video di questo tipo, è la primissima volta, quindi siate clementi se non sono ancora, sono ancora un po' impacciato. Dovendo stare qui in quarantena, come un po' tutti, ho detto ma perché non fare anche dei video su YouTube? Ho pensato di iniziare adesso con i pochi mezzi che avevo in casa perché non sono attrezzatissimo, però spero che vi piaccia questo video e poi quando potremo anche uscire di casa, coinvolgere altre persone, magari riuscirò a fare anche cose migliori. Nel frattempo spero di potervi intrattenere un po' in questi giorni un po' pesanti. Questo video si chiama Le vostre amichevoli domande di quartiere. Titolo originalissimo che mi è venuto in mente, perché ho intenzione di rispondere a un po' di vostre domande, le domande che mi avete fatto. Mi hanno fatto i miei follower di Instagram. Se non mi segui su Instagram, seguimi su Instagram. In questo video risponderò a tutte le domande che mi sono state fatte. No, oddio, non tutte, alcune, perché tutte è impossibile. Prima di iniziare a rispondere alle domande, vi chiedo di iscrivervi al canale, se vi va, di condividere il video se vi piacerà ovviamente, di andare ad ascoltare le altre mie canzoni e di attivare le notifiche, perché così verrete avvisati quando caricherò nuovi video. Bene, possiamo cominciare, siete pronti? Dai, vi premetto che non ho letto le domande prima, quindi adesso le sceglierò casualmente e vi risponderò. Allora, partiamo da questa. Quanti premi hai ricevuto come doppiatore? Allora, ne ho ricevuti parecchi, a dire la verità, e in realtà erano tutti qui. Li ho fatti fuori per fare spazio ai veri premi, perché il vero premio è aver potuto doppiare questi personaggi. Li ho dovuti spostare e adesso li vado a prendere. Allora, me ne faccio vedere giusto due, perché devo dire che ce ne sono parecchi. Non so quanti sono, ma credo 8-9. Molti lo sanno, molti no. Ho cominciato a fare il doppiatore quando ero molto piccolo, intorno ai 4-5 anni. Questo è un premio che ho vinto, infatti, quando ero un po' più piccolo. Avevo, credo, 12 anni, al Gran Premio del Doppiaggio. E è per The Millionaire, perché ho doppiato un personaggio in The Millionaire. Questo è uno dei miei preferiti, l'ho ricevuto l'anno scorso. È il premio del pubblico Vix Vocal al Festival Voci tra le Onde. E mi piace particolarmente, vabbè, è il premio per Spider-Man. Mi è stato assegnato grazie ai voti che ho ricevuto dal pubblico, quindi veramente è stata una bella soddisfazione. E il premio è bellissimo, questa è una scultura di Oreste Baldini, che ha fatto questi premi bellissimi e quindi lo custodisco con molto affetto. Poi ce ne sarebbero tanti altri, ma non ve li faccio vedere perché poi ve li farò vedere. Vi giuro che ci sono, non me li sto inventando. Passiamo alla prossima domanda. Ah, comunque non l'ho detto, la domanda di prima è stata fatta da Claudio Aiuto, che salutiamo. Vedi, già comincio a sbagliare le cose. Agnese Marteddu mi fa una domanda molto carina. Agnese è una doppiatrice, anche lei bravissima. Racconta della tua storia d'amore con Sara. Allora, Sara è la mia fidanzata, Sara Labidi, è una doppiatrice bravissima anche lei. La voce di Arya Stark del Trono di Spade. Ci conosciamo da quando siamo alti così, non che adesso sia cresciuto molto di altezza. Però ci conosciamo da quando eravamo piccolini, ci siamo sempre salutati, sempre stati simpatici, ecco. Dopodiché, quando siamo un po' cresciuti, ma sempre in piena adolescenza, ci siamo messi insieme. Ovviamente eravamo molto piccoli, quindi era una storia un po' da ragazzini, anche se poi è durata parecchio, è durata qualche anno. Poi ci siamo lasciati e dopo quasi 2 anni ci siamo rimessi insieme e adesso siamo insieme di nuovo da circa 2 anni. Diciamo che è nato tutto ovviamente negli studi di doppiaggio, ci siamo conosciuti lì, poi abbiamo fatto anche a volte delle serie, dei turni di doppiaggio insieme, quindi è nata questa simpatia che poi si è sviluppata anche attraverso i social che c'erano una volta. Mi sembra di parlare del paleolitico perché appunto ci sentivamo su dei social che adesso neanche ci sono più, cioè su Messenger, ma Messenger MSN, che molti di voi magari non conoscono, ma era un modo per chattare. Sono molto nostalgico quando parlo di queste cose, perché sembro giovane, spero, credo, lo sono, però ho 24 anni. E vabbè, un saluto a Sara e poi forse vedrete anche dei video insieme a lei più avanti. Andate a seguire Sara Labidi, su Netflix c'è una serie che si intitola On My Block, è uscita da poco la terza stagione, e lì facciamo due personaggi che praticamente sono, insomma, inciuciano, li lasciano, si prendono, quindi è molto calzante. Sai fare la voce di Stitch? Se sì, la puoi fare, please? Allora, sfatiamo un mito, non è che un doppiatore sa fare le voci di tutti i personaggi, perché se no una persona farebbe tutti i personaggi. Fare il doppiatore non significa saper fare le imitazioni dei personaggi, assolutamente. Non lo so, cosa parla Stitch? Non lo so, come parla Stitch? Cosa? Ohana? Ohana significa famiglia.
faccio schifo a fare le imitazioni e questa è la prova che non tutti possiamo fare farvi la voce di tutti. A volte mi chiedono, mi fai la voce di Topolino? Ma non la so fare. Cioè, la so fare così, ma non è la voce di Topolino. Salutiamo Alessandro Quarta, la voce di Topolino. Quindi non la posso fare, anche se ho inserito Stitch in una mia canzone. Non so se l'avete ascoltata, andate sul mio profilo Instagram o su Facebook. Tra poco uscirà anche su YouTube. Si intitola Virus Bastardo e parla di questa situazione brutta che stiamo vivendo, ma con leggerezza, quindi andatela ad ascoltare. Gioia mi chiede quanti e quali strumenti sai suonare. Io so suonare parecchi strumenti, parecchi, un po' di strumenti, ma tutti, ma no, non è vero, non male, diciamo che so strimpellare un po' di tutto perché a orecchio riesco molto bene ad adattarmi allo strumento. Però il mio strumento principale è il pianoforte, che uso però per accompagnarmi. Non sono un bravissimo pianista, nel senso non saprei fare un concerto di solo pianoforte. Lo utilizzo spesso per accompagnarmi nelle canzoni. E poi l'altro mio strumento principale che uso più spesso è l'ukulele. Ne ho tre. Questo è il primo ukulele che mi ha comprato mio padre. Questo è il mio secondo ukulele, molto meglio perché è in legno, è amplificabile. Ci puoi mettere il jack. Lo sto spaccando. Beh, adesso è scordato, ma non mi va di accordarlo. Più o meno. Ed ecco il terzo ukulele. Allora, questo è più grande. Praticamente ci sono varie taglie, varie misure, quindi gli altri due erano ukulele soprano. Questo è un ukulele concerto. But I won't hesitate no more, no more. This cannot wait. I'm yours, that we need to complicate. Our time is short, this is our fate. I'm yours. Ma torniamo a noi. Mi sto perdendo troppo in chiacchiere, sto parlando troppo e adesso questo video durerà 7 ore e un quarto. Allora, Ale Raeken, spero di leggere bene i vostri nomi perché non li so pronunciare, sicuramente. In quale aspetto caratteriale di Peter Parker ti rispecchi? Bella domanda. Sicuramente mi rispecchio nel fatto che combina un sacco di disastri e di guai. Non sa bene come comportarsi, vorrebbe essere autorevole e eroico, no? Però all'inizio, insomma, è veramente impacciato. E io diciamo che in molte situazioni sono abbastanza come Peter, un po' impacciato. Sono soprattutto molto maldestro, in realtà, proprio maldestro nella manualità. Faccio cadere le cose, prendo botte ovunque. Sono maldestro, insomma. Mi rispecchio anche nella bontà, nel grande cuore che ha, nella voglia di aiutare gli altri. Non voglio essere quello, oh, lui vuole fare il buono che aiuta gli altri. No, sono veramente così, sono molto 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 altruista, anche troppo a volte, perché magari a volte lo sono con persone che non sempre se lo meritano. Cerco attraverso la mia voce di usarlo come un superpotere, e quindi con, per esempio, un'organizzazione, un'associazione che si chiama Le Voci del Cuore, siamo tantissimi doppiatori e attori e cerchiamo di donare dei sorrisi ai bambini e quindi di aiutare gli altri andando negli ospedali, nei reparti di oncologia, oppure con gli anziani o nelle case famiglia. Cerchiamo, insomma, di essere nel nostro piccolo un po' supereroi. Mi raccomando, seguite Le Voci del Cuore su tutti i social perché siamo una bella associazione e facciamo cose molto importanti, mi raccomando. Diciamo che possiamo riassumere il tutto con: da grandi poteri derivano grandi responsabilità. Quindi io, avendo un mio piccolo potere, chiamiamolo così, che può essere la voce, ho anche una responsabilità, mi sento responsabile nell'aiutare gli altri o nel regalare un'emozione agli altri. Mi rispecchio in lui anche nel fatto di parlare molto veloce, perché accelero talmente tanto che il mio cervello non sa che cosa deve dire, quindi dopo un po' mi impaccio, ovviamente. Da Amiro, credo si legga così, mi chiede: il tuo personaggio preferito di Netflix che hai doppiato? Allora, il mio personaggio preferito di Netflix che ho doppiato è Sam di Atypical, che è una serie molto bella. E il personaggio è molto particolare e mi piace particolarmente farlo perché lui è affetto da autismo, quindi è autistico e parla in una maniera molto particolare, senza troppi colori vocali, è molto molto secco, molto cinico in quello che dice. È sempre uno sperimentare, insomma, doppiarlo è molto bello. Antonio Zava 93 mi chiede: a sto punto, film Disney preferito? A sto punto, perché nell'ultima canzone che ho fatto ho messo una marea di personaggi Disney. Vabbè, allora, Nemo sarei scontato. Coda, non solo perché l'ho doppiato, è proprio uno dei miei cartoni preferiti della vita. Ha veramente una bella storia, secondo me. C'è una spiritualità particolare nel film, c'è una simpatia particolare, è molto originale, secondo me. Un altro film Disney che ho adorato fin da piccolo è Toy Story, tutti e quattro i film, ovviamente, però il primo e il secondo soprattutto. Allora, Robbie Bow
mi dice, mi chiede: Alex, dici un tuo motto, una pills sulla vita che tu usi. Ce n'è uno volgare che non dirò, però ecco, la traduzione sarebbe: non è finita finché non è finita. La partita dura 90 minuti, finché non è finita una cosa non si può, non dico mai e non voglio sentir dire mai da nessuno: no, è troppo tardi, non ce la faccio, no, non si può fare, ormai non si può fare. C'è sempre tempo, c'è sempre modo di rimediare. Finché una cosa non è veramente finita, perché è stata sancita la fine di quella cosa, si può sempre fare qualcosa in più, nello sport, nella vita in generale. E questo può avere anche una valenza negativa, perché ci sono persone che preventivamente esultano per una cosa anche se ancora non è finita. Quindi mai esultare preventivamente, mai cantare vittoria, ecco, preventivamente, perché ride bene chi ride ultimo, ne sto mettendo 200.000 in fila. Quello volgare sarebbe: non l'hai messo dentro finché non l'hai messo dentro, ma questo lo tagliamo. Chiudo il video rispondendo a questa domanda di Marco Noct, ovvero Marco Noctis, che è un mio carissimo amico, è uno stuntman, fa un cosplay di Spider-Man favoloso, favoloso veramente, e io ci collaboro spesso perché appunto ormai lo doppio in tempo reale anche quando lo vedo. Mi chiede: quanto sei paranoico in questo periodo? Beh, devo dire abbastanza, ma è una paranoia giustificata, perché dobbiamo stare tutti a casa, è importante che non ci contagiamo, perché purtroppo gli ospedali sono saturi, sono pieni, non c'è più posto per tutti e non c'è modo di poter curare tutti. Se ci ammaliamo tutti è la fine. Quindi è giusto essere un minimo paranoici senza farsi prendere dall'ansia, però, per avere una sana paura di questo virus, che è legittima, perché dobbiamo stare attenti, molto attenti, soprattutto per i nostri cari, che tutti facciano la propria parte, perché ognuno è responsabile per l'altro in questa situazione, perché se io contagio te, io mi devo sentire responsabile per te, cioè devo cercare in tutti i modi di non contagiare altre persone. Quindi sì, mi sento un po' paranoico e spero che tutto questo finisca al più presto, però sono anche molto positivo. Andate ad ascoltare la mia canzone Virus Bastardo, che vi regalerà un momento di leggerezza e spensieratezza sicuramente, e spero che tutto questo finisca, ma sono sicuro che così uniti come stiamo dimostrando di essere in questo periodo, riusciremo a sconfiggerlo, come Simba con Scar. Bene ragazzi, questa era l'ultima perla, e io e i miei personaggi vi salutiamo. Spero che abbiate gradito questo video, mi raccomando, condividetelo se vi è piaciuto, iscrivetevi al canale, ascoltate le mie canzoni, mi raccomando. Il vostro amichevole Spider-Man di quartiere vi ringrazia per le vostre amichevoli domande di quartiere. Vi mando un grande abbraccio da me e da tutti gli Avengers. Ciao!